In ballo per il porto di Trapani ci sono circa 200 milioni di euro, di cui 7 milioni sono stati già spesi nei lavori alla ex stazione marittima, diventata il nuovo terminal crociere e passeggeri, inaugurato pochi giorni fa alla presenza del presidente dell'autorità portuale del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, del sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, e del sindaco Giacomo Tranchida. È già invece operativo da luglio 2019 il fast terminal per alle scafi e traghetti, realizzato in soli 8 mesi lungo la banchina Marinella. Per dare continuità al progetto del terminal, l'autorità portuale di sistema procederà anche un intervento sulla banchina est del molo Sanità, con il consolidamento e l'adeguamento antisismico delle strutture. La spesa prevista ammonta a 8 milioni di euro, con circa 7 mesi di cantieri aperti. Tra le opere di prossimo inizio, la più importante è sicuramente il dragaggio dei fondali del porto, che costeranno 67 milioni e mezzo di euro. Ci sono quindi i lavori di completamento e adeguamento delle banchine settentrionali per un importo di 1,5 milioni di euro e il progetto Smart Port per l'efficientamento energetico e l'installazione di impianto di videosorveglianza in tutto l'ambito portuale. Per quel che riguarda invece le opere con progettazione in fase di definizione, c'è la rimozione della diga Ronciglio. In questa parte del porto scatterà anche il dragaggio delle aree delle banchine del molo Ronciglio per un importo complessivo, compresa la rimozione della vecchia foranea, di 28 milioni e mezzo di euro. È anche previsto il consolidamento e l'adeguamento antisismico del vecchio molo Ronciglio e della banchina in riva. In questo caso l'investimento ammonta a 20 milioni di euro, a cui si vanno ad aggiungere gli 8 milioni di euro che permetteranno di realizzare il nuovo ponte di collegamento con le banchine Ronciglio. Infine, negli interventi predisposti e pianificati dall'autorità portuale del mare di Sicilia, guidata da Pasqualino Monti, che andranno a ridisegnare l'intero bacino portuale, oltre ai lavori di demolizione dell'edificio demaniale a Piazzetta del Tramonto, c'è la riqualificazione del waterfront storico del porto di Trapani su un'area complessiva di 15.000 metri quadrati. Nel progetto c'è un nuovo terminal passeggeri e la passeggiata e il parco del waterfront tra Colombaia e il Lazzaretto, con una spesa stimata di 54 milioni di euro. A riguardo si è già proceduto all'affidamento del primo step della progettazione, con contestuale redazione degli studi di via VAS e variante localizzata al vigente piano regolatore del porto, per un'opera che potrebbe davvero cambiare il volto del porto di Trapani, rendendolo più moderno e funzionale anche in chiave di accoglienza turistica.